Buongiorno a tutti quanti voi, buon lunedì, lunedì 1 luglio 2024. Si apre questo nuovo mese, si apre una nuova settimana, ma anche un nuovo mese, il mese di luglio, mese caldo sicuramente, iniziato con le temperature davvero molto alte, tante le famiglie, le persone che hanno deciso di trascorrere questo fine settimana appunto al mare. E sono tanti anche le notizie che arrivano, purtroppo, dobbiamo dire, da questo fine settimana, perché alcune sono davvero drammatiche. Ne parleremo ovviamente, fra poco vedremo anche alcune notizie che arrivano dalle prime pagine dei giornali, e cureremo alcuni approfondimenti e come detto spazieremo da notizie drammatiche, notizie purtroppo non positive, con notizie invece decisamente diverse. Alcune arrivano dalla Calabria, altre arrivano dall'Italia, dall'Europa, e con anche le elezioni in Francia che hanno rivestono oggi un'importanza davvero come dire, baricentrica per quanto concerne gli equilibri anche in Europa e non solamente in Francia. Parleremo poi anche del meteo, più che altro di quella che è un'Italia davvero spaccata in due, come potete notare tutti quanti voi. In queste ultime ore le temperature in Calabria sono state davvero molto alte, hanno superato, al sud in generale, hanno superato i 35-40 gradi, mentre al nord proseguono invece nubifragi, cattivo tempo, è davvero una sessione molto diversa, sembrano essere davvero due paesi distinti e separati. E poi abbiamo anche altre criticità, quelle per esempio derivanti dal mondo del lavoro, e con questo adesso apriremo. Io prima di iniziare saluto e ringrazio come sempre Enzo Leonetti in regia, e a Enzo Leonetti chiedo di mostrare la prima pagina della Gazzetta del Sud, che oggi va in edicola con una unica edizione, come sempre il lunedì, edizione calabrese, e l'apertura della Gazzetta del Sud è dedicata proprio a questione lavoro, questione dei precari. E allora ci sono più vertenze, più questioni sul banco degli imputati. L'estate è rovente dei precari calabresi, si legge, le istituzioni chiamate a trovare soluzioni, sullo sfondo una bomba sociale. La questione tirocinanti, quelle degli operatori dei call center, stiamo parlando per esempio da parecchio tempo dell'Abramo Customer Care, i dipendenti del Corap, il futuro di oltre 5.000 persone è in bilico. E questo è un qualcosa che preoccupa e non poco tante famiglie, ma più in generale quella che è la situazione del lavoro in Calabria. Scioperi, mobilitazioni, minacce di azioni eclatanti. Quella appena iniziata sarà un'estate caldissima, e questa volta il riferimento non è solamente alle temperature. E ovviamente sotto il profilo occupazionale, tante le vertenze aperte, migliaia di lavoratori preoccupati per il loro futuro e soprattutto per il destino delle proprie famiglie. La bomba sociale potrebbe esplodere con conseguenze importanti sui già fragili equilibri di questa terra. Il bacino di precari più numeroso, circa 4.000 lavoratori, riguarda i tirocinanti di inclusione sociale. E da anni in lotta per un futuro meno incerto, la loro battaglia è entrata in un vicolo cieco. E poi l'altra vertenza della quale stiamo parlando molto spesso, come abbiamo già accennato, è quella relativa agli operatori dei call center dell'Abramo Customer Care. La procedura di amministrazione straordinaria scade il prossimo 7 agosto. La Regione ha annunciato la proroga di un altro mese per assicurare le attività dei dipendenti e le sedi dei call center di Abramo Customer Care tra Cosenza, Catanzaro e Crotone. Ricordiamo gli stabilimenti di Montalto, Settingiano e Crotone, appunto. Dopo che TIM aveva annunciato di tagliare la commessa il 30 giugno. Nessuna certezza nemmeno per i circa 100 dipendenti del Corap, ora transitato nella nuova Agenzia Regionale di Sviluppo dell'Area Industriale. I lavoratori non conoscono nemmeno i tempi di trasferimento nella nuova realtà, né i tempi di erogazione degli emolumenti arretrati dal 2019. Insomma, un'estate calda sotto questo punto di vista. Purtroppo estate significa anche sicuramente caldo da un punto di vista meteorologico, ma significa anche tanto altro. Qui abbiamo una vicenda davvero drammatica, quella che arriva da Guardia Piemontese, dramma al Lido. Il bimbo di 3 anni è stato operato, è stato praticamente travolto da un cancello che ha travolto questo bambino.
di 3 anni che era lì a giocare probabilmente insieme alla propria famiglia è stato colpito e si trova adesso in gravi condizioni all'ospedale Annunziata di Cosenza. È stato operato e speriamo di avere presto delle buone notizie, perché questi sono drammi che davvero non vorremmo mai raccontare. E poi possiamo adesso cambiare argomento. Ci sono anche altre emergenze, per esempio l'emergenza siccità, e qui siamo sul Quotidiano del Sud, puntualissimo Enzo Lorenti ce lo propone. Inutilizzati 27 milioni di metri cubi d'acqua perché rifiuti speciali nascosti nell'invaso, che altro, opera con l'ora del 2013, ma non sono mai realizzate le canalizzazioni verso valle. Campi assetati e l'acqua resta nella diga. Di cosa stiamo parlando? Del Metramo, i misteri del Metramo, e questa è l'apertura del Quotidiano del Sud, che apre su quella che è un'altra grande emergenza, quella della siccità. Quando si parla, poi vedremo anche altre notizie sul Quotidiano e su Gazzetta, alcune anche abbastanza interessanti, che sicuramente, possiamo adesso rientrare anche in studio, caratterizzeranno il mese di luglio da un punto di vista politico, perché molto probabilmente a luglio dovrebbe arrivare, in questo mese di luglio che inizia oggi, dovrebbe arrivare il rimpasto all'interno della giunta regionale. Vedremo in cosa consisterà. Sicuramente c'è da andare a ricoprire un ruolo che è rimasto scoperto, quello della vicepresidenza, quella di Giusi Princi con le sue deleghe, Giusi Princi che è divenuta europarlamentare. E vedremo quelle che saranno le scelte di Occhiuto, e vedremo se ci sarà anche l'assegnazione di nuove deleghe e anche qualche cambio, perché c'è chi ovviamente, alcune forze politiche reclamano spazio, più di una, e in questo caso il presidente Occhiuto deve riuscire ovviamente a garantire quello che è il lavoro della sua giunta, ma anche mantenere gli equilibri all'interno delle forze politiche di maggioranza. Sicuramente sarà un luglio molto caldo. Caldo, invece, adesso torniamo al caldo meteorologico, che purtroppo favorisce anche il proliferare degli incendi. E nelle ultime ore si è tanto discusso, si è tanto parlato, e ne abbiamo parlato anche noi, dell'incendio che si è sviluppato ad Albidona, centro dello Ionio Cosentino. Un incendio di vaste proporzioni, ettari di terrenate in fumo. C'è il lavoro da parte della Regione per garantire anche una vigilanza in tal senso. Se ne è parlato già dagli ultimi anni, ma ovviamente andare a la lotta agli incendi è anche culturale, andare a scoprire tutti coloro i quali poi innescano degli incendi su tutto il territorio regionale non è assolutamente facile. Ad Albidona questo incendio di vaste proporzioni è stato generato, insomma, andremo adesso a si è poi ovviamente esteso anche, andremo a conoscere quella che è stata la situazione nel comune, come abbiamo detto, lo Ionio Cosentino. Sentiremo anche le parole del sindaco, il racconto di quello che probabilmente fino a questo momento è stato l'incendio più importante di questa stagione estiva, sperando che possa restare l'ultimo. Ecco l'incendio di vaste dimensioni che da 3 giorni minaccia il comune di Albidona sullo Ionio Cosentino. È stata una notte di fuoco, il rogo ha distrutto ettari ed ettari di vegetazione ed è difficoltoso domarlo per via del vento forte che spinge le lingue di fuoco. Il primo cittadino, Leonardo Aurelio, è impegnato in prima linea. Per fortuna la zona è circoscritta. Solo la scorsa notte è stato necessario evacuare una coppia di anziani ottantenni che si sono trovati nella loro casa in mezzo alle fiamme. Questa notte è stata una bruttissima nottata perché dopo mezzanotte si è alzato il vento, per cui c'era anche il turismo che è stato interessato dalle fiamme, e la strada provinciale è stata chiusa perché c'erano delle fiamme alte decine e decine di metri. Poi fortunatamente stamattina sono intervenuti i Canadair, sono riusciti a sedare, però c'è vento, non fanno in tempo a sedare un fronte che subito se ne alza un'altra. Speriamo che adesso oggi pomeriggio riescano a sedarlo del tutto, ma c'è un'aria pesante di preoccupazione da parte di tutti. Soprattutto c'è un fumo
pazzesco, sembra proprio uno di quelle scene dantesche. Abbiamo dovuto evacuare due persone anziane che sono rimaste chiuse dentro casa. Siamo andati insieme ai vigili del fuoco, non siamo riusciti a raggiungere l'abitazione in un primo tentativo, poi è intervenuta i carabinieri forestali, sono intervenuti i carabinieri forestali insieme ai vigili del fuoco e li hanno recuperati, li hanno portati in ospedale per i controlli. Oggi c'era un altro pastore che non riuscivamo a rintracciare, l'abbiamo rintracciato poi che si era dato da fare col trattore per arare i terreni per evitare che il fuoco bruciasse l'erba nei campi. Perché c'è vento, i Canadair hanno bisogno di fare rifornimento e quando vanno a fare rifornimento purtroppo a Lamezia mancano per oltre un'ora e per cui magari ne rimane solo uno e l'incendio riprende vigore. Però speriamo di svitarlo entro stasera, però avremo problemi per 3-4 giorni perché va monitorato, perché ci sono tanti tronchi che continuano a bruciare, un patrimonio boschivo che è andato in fumo e soprattutto tantissime piante di ulive secolari. E tra l'altro ancora ieri, ancora in queste ore, proprio nei pressi di Albidona c'è ancora l'odore acre del bruciato che purtroppo sta caratterizzando questa zona, sperando, come abbiamo detto poc'anzi, che possa essere l'ultimo incendio, ma questa degli incendi è un qualcosa che è stata e viene combattuta in maniera anche sicuramente adeguata, ma è sempre comunque difficile riuscire a monitorare tutto il territorio, non è un qualcosa di semplice, certo. Da un punto di vista culturale probabilmente bisognerebbe fare qualcosa di più. Ritorniamo però sulla Gazzetta del Sud, come abbiamo detto oggi, edizione calabrese, per andare a dare un'occhiata a quelle che sono poi anche le altre notizie, poi ritorneremo in Calabria. Diamo un'occhiata a quelle che sono le notizie provenienti dall'Italia e dal mondo, dalla Francia soprattutto. Le Pen 34%, vedo la maggioranza assoluta, poi andremo anche sui quotidiani online per gli aggiornamenti. Elezione legislativa al primo turno, l'ultradestra vince, sinistra al 29%, Macron al 21,5%, affluenza boom 65%, ballottaggi domenica 7, appello del Presidente, votiamo uniti contro RN. Ovviamente stiamo parlando del Rassemblement National, ovvero il partito di Marine Le Pen. A proposito di politica estera, Stati Uniti, caos in casa Dem, Biden a Camp David, il passo indietro non è più un tabù, cruciale vertice di famiglia a Camp David per Joe Biden, quello che doveva essere un weekend spensierato con figli e nipoti nella residenza presidenziale di campagna in vista della festa del 4 luglio, si è trasformato in un difficile momento di discussione e riflessione sul suo futuro dopo la debacle nel duello TV contro Trump. E poi oggi arriva la 14ª per i pensionati meno abbienti, tra 336 e 655 euro. E abbiamo parlato dell'Italia spaccata in due da un punto di vista meteorologico. Vittime purtroppo nel Canton Ticino, nubifragie, frane nel nord-ovest, Cogne, sgomberi in elicottero. Frane, allagamenti, strade bloccate e sfollate. Il maltempo in Piemonte e Valle d'Aosta ha causato danni e disagi. A Cogne evacuato in elicottero 300 persone sono state evacuate, ora il nord-est in allarme. Violenti nubifragi anche in Svizzera, almeno due morti e un disperso nel Canton Ticino, tre le vittime in Francia. La disfatta dell'Italia. Bene, purtroppo abbiamo visto la partita sabato, speriamo di raccontare ben altro, dobbiamo parlare di disfatta e sottolineare la parola disfatta. Un altro anno zero per gli azzurri, l'eliminazione da Euro 2024, Gravina difende la validità del progetto, Spalletti non molla, il commissario tecnico ha la nostra fiducia, adesso si partirà dai giovani, intanto Inghilterra e Spagna ai quarti, vengono fuori i giovani da cui ripartire sempre ogni volta che c'è una sconfitta, ma poi ci troviamo sempre a avere a che fare con questo tipo di situazioni. Spalletti dice, e Gravina dice che Spalletti ha la nostra fiducia, bisognerà vedere quanta fiducia hanno gli italiani nella federazione e questo probabilmente bisognerebbe interrogarsi su questo, perché se le cose non vanno bene molto spesso pagano i vertici e non solamente il commissario tecnico, pagano i vertici intesi come federazione. Qui sembra che quasi non cambi mai nulla.
Lasciamo perdere il calcio perché poi torneremo a parlare di calcio, oggi ne parleremo oggi anche nel nostro telegiornale e con un focus ovviamente sul calcio mercato e possiamo entrare anche un attimo in studio perché di fatto oggi, 1° luglio, riapre il calcio mercato. È vero, non è mai chiuso purtroppo il mercato, non ci sono più le parentesi ristrette e le trattative che venivano in qualche modo confinate in quei giorni. Oggi il calciomercato è praticamente sempre aperto, ma la finestra estiva ufficialmente si apre il 1° luglio e si chiude il 31 agosto, poi ci sarà quella del mese di gennaio, ma di fatto è così e allora anche i contratti annunciati, i giocatori che sono, sono già stati annunciati e vengono registrati a partire da oggi, tra cui Kwan, giocatore del Cosenza, unico nuovo acquisto del Cosenza per il momento. Ma nel corso del nostro telegiornale parleremo di questo, parleremo del calciomercato del Cosenza, di quella che è la rosa del Cosenza e poi di quello che è un po' il toto allenatore in casa Catanzaro, perché il Catanzaro ancora non ha il suo allenatore dopo la partenza di Vivarini. Vedremo il nome o i nomi accostati al Catanzaro. E torniamo invece adesso sulla Gazzetta del Sud per altre notizie, poi dobbiamo vederne anche sul quotidiano. Calabria, imprese under 30, i giovani scelgono l'agricoltura, il settore che non risente dell'attuale crisi. Secondo il report trimestrale di Unioncamere, da gennaio a marzo in Calabria risultano attive 15.233 aziende under 30, un dato in lieve calo col passato. E flettono settori come le costruzioni e i servizi, mentre tengono l'agricoltura e tech. A proposito di agricoltura, allora prima di passare ad altro, e abbiamo purtroppo raccontato brutte notizie, invece andiamo a raccontarne una decisamente diversa. Andiamo a Fuscaldo, centro del Tirreno Cosentino. Stavamo parlando di agricoltura, allora conosciamo bene la straordinarietà dei prodotti enogastronomici calabresi, prodotti che molto spesso fanno la differenza. In molti conoscono i vini, gli oli e anche altri prodotti. In pochi magari conoscono, in pochi sanno che gli amari, gli spirits, i distillati sono anche prodotti eccellenza, favoriti da una straordinaria biodiversità, quella della nostra regione. E allora Fuscaldo è andato in scena Spirito Mediterraneo, una manifestazione dedicata proprio agli amari, ai distillati, organizzata dall'amministrazione comunale di Fuscaldo, insieme ad alcune associazioni, insieme all'assessorato regionale dell'agricoltura della Regione Calabria e ad ARSAC. E allora andiamo a vedere come è andato questo fine settimana con gli amari in mostra, gli spirits, ma anche una vetrina per il territorio. Allora sentiamo le parole dell'assessore regionale dell'agricoltura che avete qui alle mie spalle, Gianluca Gallo, e c'era anche il commissario ARSAC Fulvia Caligiuri e il sindaco di Fuscaldo Giacomo Middea. Le piante officinali, le erbe della nostra terra hanno una caratteristica sicuramente diversa e consentono a questi amari di avere qualcosa di speciale. Beh, tutto questo va raccontato ai calabresi innanzitutto perché siamo abituati a sentirci sempre ultimi, invece dobbiamo qualche volta dirci che siamo primi, e va raccontato ai calabresi perché posti come questo non sono magari conosciuti e quindi quel modello di sviluppo che unisce il prodotto territorio con i prodotti del territorio qui si combina pienamente. La consapevolezza è fondamentale e credo che questa effervescenza, l'effervescenza che io noto, che si tramuta anche in numeri importanti, perché l'aumento per il nono trimestre consecutivo delle esportazioni calabresi a due cifre e con il settore agroalimentare che guida questo percorso, credo che dia la conferma di una effervescenza, di un momento positivo che va cavalcato naturalmente raccontando in maniera diversa e in maniera migliore questa Calabria, che è una Calabria straordinaria. Io ho appena sentito due giornalisti internazionali che sono qua presenti oggi e sono innamorati di questo posto, sono innamorati della Calabria, di Fuscaldo stasera in modo particolare, che insomma è diventato per qualche giorno, sarà l'ombelico veramente del Mediterraneo. E poi parliamo di un comparto dell'agroalimentare calabrese che non ha nulla da invidiare al resto degli amari e degli spirits mondiali,
ma che si sa far valere sui mercati internazionali, soprattutto quelli che contano. E infatti, insomma, sotto il cappello di Caffo stasera, che ha dato la benedizione di questa bellissima manifestazione, ma insieme ci sono altre aziende. Qua presente ce ne sono 23, ma il comparto è fatto da 30-40 aziende calabresi che hanno voglia di scalare sempre di più questi mercati che contano, quelli internazionali, e visto che insomma non abbiamo nulla da invidiare, ma abbiamo tanto da far vedere come siamo riusciti a raggiungere queste vette, è giusto che insomma si mettono in evidenza non solo fuori dalla Calabria e fuori dall'Italia, ma anche in un paese come quello di Fuscaldo. Ci si sposa in maniera veramente bellissima con queste iniziative, anche perché quando si parla di amari, di spirits, ci si sposa con la nostra biodiversità, quindi Arsac che detiene questi tesoretti di biodiversità, che cerca di conservare questa biodiversità, prima terra a livello europeo, la Calabria come biodiversità, insomma, sicuramente insomma, il matrimonio nella sperimentazione, nella divulgazione, nella promozione delle nostre eccellenze ci sta tutto. Gli amari calabresi sono diventati leader del mercato nazionale, sono ai primi posti nel mercato europeo e sono proiettati a conquistare quello che è il mercato mondiale, quindi un ulteriore settore in cui la Calabria si sta facendo valere e sta portando avanti il nostro nome. Spesso siamo noi stessi calabresi che non crediamo in noi stessi e nelle nostre potenzialità, invece abbiamo tutto, abbiamo avuto la fortuna di nascere e di vivere in una regione straordinaria, dobbiamo solo accrescere quella che è l'autostima in noi stessi. Bene, parlavamo di luoghi anche da visitare nel corso della stagione estiva e sicuramente ce ne sono tanti in Calabria di luoghi da visitare, turismo. Si parla spesso delle cifre degli alberghi, ma ci sono anche i famosi affitti brevi. Allora andiamo sul Sole 24 Ore per dare un'occhiata, questo è il sito internet del Sole 24 Ore, il sole24ore.com, per dare un'occhiata a quelli che sono anche gli affitti brevi, i dati per regione. Toscana, prima regione per affitti brevi, il titolo è proprio questo, lo andiamo a vedere velocemente, affitti brevi turistici, attesa per il caso Firenze, Toscana prima con un giro d'affari di 1,3 miliardi e poi arriva la classifica e andiamo a vedere come sono messe anche le altre regioni. Toscana prima è la regione con maggiore concentrazione di alloggi disponibili, 108.000 su un totale nazionale di 760.000, dato cresciuto del 9,4% rispetto al 2022. Questi ovviamente sono dati del 2023, gli ultimi che ha a disposizione, l'ultima annualità. Una preferenza da parte dei turisti che si è tradotta in un giro d'affari con un primato di 1,3 miliardi annui. E poi c'è ovviamente Firenze, terza con 105 giorni l'anno, e superata in Italia solo da Roma, 123 giorni, e Venezia 108. Sul podio la Sicilia e la Lombardia, e Sicilia con 90.000 unità, 12%, e Lombardia 78.000 unità, il 10%. La Sicilia con un giro d'affari di 630.000 euro, mentre per quanto concerne la Lombardia, il circa 10% sul totale, produce un fatturato superiore, comunque probabilmente i costi sono più alti, 900.000 euro. Le altre regioni. E quarto posto per la Puglia, 69.000 alloggi disponibili, 9% del totale, al quinto la Sardegna, al sesto il Lazio, con Roma che fa la differenza in tal senso, e quindi la Campania, il Veneto e la Liguria. Come vedete non è citata la Calabria e questo vuol dire che c'è anche la Sardegna fra le prime 9 regioni, e la Calabria non è sicuramente fra le prime 9, non ci sono altro tipo di racconti sotto questo punto di vista, quindi di fatto la Calabria non fa parte di questa graduatoria, forse magari potrebbe essere anche una nuova frontiera del turismo. Intanto stiamo cercando anche notizie aggiornate della mattinata. Vediamo un po' di aggiornarvi prima di fermarci per la nostra consueta pausa su quanto accade, su quanto è accaduto questa mattina in Calabria. Se ci sono notizie significative ve le andiamo ovviamente a raccontare, che abbiamo raccontato anche di ciò che è accaduto nel fine settimana. Abbiamo aggiornato anche purtroppo anche ciò che accade, ciò che sta accadendo anche in ambito incendi estivi, anche purtroppo notizie di cronaca. C'è un'altra notizia purtroppo non
positiva. Andiamo su ANSA Calabria. Sindacato, mai così tanti suicidi fra detenuti e agenti. I suicidi in carcere, record negativo in 6 mesi. Un altro recluso si toglie la vita a Paola. Nel carcere di Paola, in provincia di Cosenza, si è tolto la vita un altro detenuto. Siamo al 51esimo suicidio in 6 mesi. Lo Stato ormai ha ammainato bandiera bianca. Questo suicidio si aggiunge a quello di un poliziotto della penitenziaria di ieri, il quinto tra gli agenti 2024. Non ci sono mai stati tanti suicidi nei primi mesi dell'inizio del nuovo anno, i primi 6 mesi che sono appena chiuso, né tra gli agenti né tra i detenuti. Un record negativo che li accomuna perché completamente dimenticati dallo Stato. Queste sono le parole di Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato di polizia penitenziaria. E anche questa è un'altra grave emergenza da tenere in considerazione, sulla quale sicuramente intervenire. Non ci sono altre notizie particolari per quanto concerne questa mattinata. Però fra poco rivedremo quelle che sono le notizie presenti sulle prime pagine dei giornali, quelle principali. Andremo sul web perché dobbiamo aggiornare anche vi aggiorneremo quanto accade in Italia e nel mondo. Ci sono le elezioni in Francia, gli sviluppi anche in tal senso molto interessanti. Noi però ci dobbiamo fermare adesso per la nostra consueta pausa, quindi torniamo fra pochissimo. State con noi. Rientriamo in diretta, seconda parte di prima pagina, sono le 14:02 e allora diamo un'occhiata velocemente alle altre notizie presenti sulla prima pagina della Gazzetta. Abbiamo già parlato purtroppo di questo dramma del bambino di 3 anni in gravi condizioni, speriamo di avere presto buone notizie. La sfida del turismo, siamo a Reggio, la sfida del turismo su Falcomatà ci crede, insieme si può. Questa è la foto dell'ultima visita dei buyer stranieri. La cronaca nella Locride, fiumi di droga da San Luca al nord, la procura antimafia chiude le indagini, in 36 adesso rischiano il processo. San Demetrio Corone, ancora un fatto di cronaca che affronteremo nel corso del nostro telegiornale. Tenuti in ostaggio mentre 6 banditi rubano la cassaforte, un commando formato da 6 persone armate di pistola ha fatto irruzione in una casa per rubare una pesante cassaforte. Poi Longobardi sul Tirreno Cosentino, offese a coppie gay, a caccia agli autori dei volantini omofobi. E poi chiudiamo con Vibo Valentia, concorsi al comune, pronto il rush finale per gli ultimi ingressi. Il neo sindaco Romeo troverà a proprio fianco nuove risorse umane a Palazzo Razza, che è la sede del comune di Vibo Valentia. Enzo Romeo, un nuovo sindaco, eletto dopo il ballottaggio nelle ultime elezioni comunali. Rientriamo in studio perché prima di passare ad altre notizie abbiamo le consuete anticipazioni del nostro telegiornale. Ciao Alessia, Alessia Antonucci è con noi. Enzo Leonetti, ecco, neanche devo dirlo, Enzo Leonetti puntualissimo, come sempre. Alessia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buon inizio di settimana anche a te. Anche a te, anche a te. Il lunedì è sempre traumatico, diciamolo. Per tutti. Ma assolutamente, ma cosa racconti? Oddio, ci sono delle brutte notizie purtroppo, oggi anche sì, di oggi cronaca. C'è poco da ridere. Che non è tanto, insomma, non sono belle notizie. No, la prima notizia che tratteremo sicuramente riguarda questo bambino di 3 anni che sarebbe stato investito da un cancello in un lido a Guardia Piemontese sul Tirreno Cosentino. È stato operato, sottoposto anche a trasfusioni. Le sue condizioni, da quanto emerge dall'ultimo bollettino dei medici, sono stazionarie ma gravi. Sai, c'è stato un tam tam in queste ore sui social con i genitori e quanti conoscono il bambino, che hanno invocato e con la preghiera di tutti quanti. Sono situazioni che avvengono spesso, speriamo ovviamente tutti quanti che questa situazione si risolva nel migliore dei modi. Sì, purtroppo sì, purtroppo è un dramma, o meglio, è una notizia terrificante. Speriamo semplicemente che possa non trasformarsi in un dramma, possa non essere, ecco, possa non degenerare. Speriamo che possa essere raccontata da qui a un po' di tempo come un terrificante ricordo, ma sempre, ecco, nella lave dei ricordi e non in un qualcosa di più. Ovviamente un abbraccio alla famiglia, sono genitori che stanno vivendo ore
drammatiche che non vogliamo, noi possiamo solamente, ecco, pregare anche noi e abbracciare idealmente i genitori e le famiglie. Sì, purtroppo sono storie che vanno, come dicevamo l'altra volta, vanno raccontate perché è informazione, ma ciò non toglie che c'è una compartecipazione e un acclarato senso di emotivo, di vicinanza nei confronti di questa famiglia e di tutti quanti, di quanti conoscono questo bambino. Sai, noi ne raccontiamo tante, questo è vero, però quando ci sono i bambini, forse è ancora peggio, poi quando magari sono persone che anche conosci, è terribile, però purtroppo dobbiamo, anche questo è il nostro lavoro e dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti. E, rimanendo sempre nella cronaca, un'altra notizia tragica arriva da Paola, dove in queste ore si è tolto la vita un detenuto di 21 anni, pensa, aveva compiuto 21 anni da poche settimane, sarebbe tornato in libertà nel 2027, ha deciso di togliersi la vita. E questo apre ancora una volta la discussione sulla situazione dei carceri, ma non tanto, ne abbiamo parlato anche di questo, non tanto sulla situazione del sottodimensionamento dell'organico e quindi della agente della penitenziaria, ma anche un allarme che è stato lanciato più volte dai sindacati, ossia l'assenza o quantomeno non la presenza non così radicata di psicologi e psichiatri nelle carceri calabresi, ma anche in tutta Italia. Le condizioni sono quelle che sono, con sovraffollamento, con mancanza di personale, anche di spazi adeguati, però su questo bisogna indagare per evitare questa strage infinita. Pensa, ne parleremo anche nel servizio in onda nel nostro TG delle 14.30, dai sindacati rimarcano che mai come quest'anno si è verificato questo record tragico, ossia 51 suicidi. Poc'anzi l'abbiamo proprio raccontato, vedi, record negativo, qui è il sindacato di polizia penitenziaria SPP che parla, insomma negli ultimi 6 mesi mai così tanti suicidi e di detenuti e di agenti di polizia penitenziaria, segno evidente che c'è qualcosa che evidentemente non va. Non funziona. Però mettiamo anche una bella notizia, anzi due belle notizie. Nelle ultime ore i vigili del fuoco calabresi hanno salvato una donna, un escursionista di Bari di 30 anni che insieme al suo cane si era inoltrata nei sentieri tra i boschi della Montea. Sai, la Montea è un monte a Belvedere che è sempre quello innevato, Belvedere sul Tirreno Cosentino, che quando fa freddo lo vediamo sempre con la cima innevata. Ebbene, si era persa, ha lanciato l'allarme ed è stata recuperata dai vigili del fuoco che l'hanno imbragata e portata su. E nel Catanzarese, sempre poche ore dopo, è stato salvato un cavallo che era andato a finire in un dirupo. È bella la scena che del veterinario dei vigili del fuoco che prima cercano di tranquillizzarlo, poi l'hanno sedato per consentire appunto le operazioni di salvataggio e poi in volo l'hanno portato in un terreno sicuro e affidato alle cure del proprietario che ha ringraziato. Avremo le immagini. Sì, abbiamo le immagini. Vedremo anche le immagini, del cavallo salvato. Andiamo avanti. E poi c'è la politica. A Montalto si è insediato il nuovo consiglio comunale capitanato da Biagio Faragalli, quindi inizia l'era Faragalli emerge questo dato del ballottaggio. Adesso bisogna vedere, si dirà sempre il fatto di essere il sindaco di tutti, la minoranza che sarà costruttiva, però dopo queste dinamiche come avvengono in tutti i comuni calabresi e non solo, a volte cambiano direzione, però vedremo, no? Vedremo. Vabbè, la maggioranza costruttiva, l'opposizione costruttiva, chiedo scusa, solitamente dura dai 15 ai 16 minuti, poi molto spesso, ma per carità, magari, vabbè. Non mi riferisco a Montalto Fuoco, ma a tanti comuni dove dopo 3 minuti è già finito tutto, insomma. Cioè, ma è bello poi vedere quelle alleanze che si vengono a creare, no? Dopo, sì. Pensa il comune di Diamante, il primo consiglio è uscito con una defezione da parte di un consigliere di maggioranza che non avrebbe accettato le
diciamo, le deleghe affidate dal sindaco Achille Ordine, e quindi si è costituito in un gruppo autonomo. Gruppo misto, gruppo autonomo. Alternativa democratica. Esatto. Senti, io ti faccio vedere un'altra cosa invece adesso, guarda, andiamo su scala regionale, sono alcune delle notizie che ancora non abbiamo visto presenti sulle prime pagine. Io chiedo sempre scusa se mi giro, ma no, vai tranquillamente. Rimpasto, iniziano le prime manovre. Stiamo parlando del rimpasto, quello eventuale rimpasto in giunta regionale, e ovviamente ci sarà un qualcosa che cambierà, perché il posto reso lasciato vacante da Giusy Princi di vicepresidente, anche con alcune deleghe, la cultura, la scuola, dovrà essere comunque riassegnato. Ci sarà quindi un nuovo ingresso, vedremo cosa cambierà, perché poi ci sono le forze politiche che dopo le elezioni chiedono sempre più spazio in ragione di alcuni risultati, e qui c'è un nome anche che viene fatto dal quotidiano Stein. Emma Stein, assessore ai trasporti, sarebbe a rischio. Ovviamente sono indiscrezioni giornalistiche, talvolta vicine anche alla realtà, altre volte invece magari non corrispondenti al vero, o magari sono, come molto spesso accade, bene, vengono fuori queste notizie, poi magari si interviene, poi magari ci sono delle trattative, vedremo quello che succederà, non sappiamo. Dobbiamo aspettare ancora il prossimo reel del Presidente Occhiuto. No, vabbè, non penso che sarà il prossimo, ci vorrà ancora un po' di tempo. No? Lui non si è preso metà luglio. Comunque non prima, insomma, di luglio, siamo al primo luglio, diamoci il tempo anche di aspettiamo di ancora pensarci. Questo reel, ci vuole. E poi, senti, mi dici un po' come è stato accolto il CT, diciamo, l'allenatore del Cosenza. Ah, il CT è una cosa, perché mi hai detto, allora, visto che tu mi stai parlando di CT, vediamo se riesco a farti vedere anche altro, visto che ne parli di CT. Spalletti? Esatto, e il lunedì è sempre una giornata dedicata allo sport. Oggi abbiamo calcio d'estate, ovviamente. Oggi abbiamo la nostra regina. 17:30, la regina del lunedì sportivo calabrese, Anna Franchino. Vi racconterà tanto in relazione a quelli che sono i fatti di Cosenza e Catanzaro. Questi invece, vedi, nessuno si dimette, ma l'Italia è sempre più nel pallone. C'è la foto di Spalletti, ieri sono arrivate, è arrivata la conferenza stampa di Gravina, della quale io avrei fatto volentieri a meno, perché insomma io l'ho seguita. Sì, ma arrivano queste conferenze stampa dette per dire ok, dobbiamo ricominciare, ripartiremo dai giovani. Sempre dai giovani si riparte. Non si sa perché si riparte sempre dai giovani quando c'è da ripartire, rifonderemo un gruppo nuovo. Arrivano le prime due convocazioni con amichevoli che non contano niente, dove vengono presi giocatori sconosciuti. Poi qualche commissario tecnico ha avuto un po' più di coraggio e li ha fatti giocare, altrimenti si riparte dai soliti. Sicuramente l'allenatore ha delle colpe, perché se tu esci ai gironi, tutto il rispetto, ma esci con la Svizzera, che è una buona squadra, ma non ha la tradizione e la qualità che può mettere in campo l'Italia, qualche responsabilità quell'allenatore ce l'ha. Ma se con la Croazia non vedi palle e poi peschi il giallo al 90esimo, con la Spagna stai ancora cercando i giocatori della Spagna, in che sono ancora là a cercarli, non li hanno proprio visti né il giocatore né il pallone. Sarcastico Talarico. Hai fatto 30 minuti, 35 minuti buoni con l'Albania, anche questa non una squadra di primo livello. Dopo 24 secondi abbiamo preso il primo gol. Ma quello può succedere, ci sta. Vabbè. Quello può succedere, ci sta. Poi hai fatto un bellissimo primo tempo. Però poi quando sono arrivati gli avversari un po' più, la Spagna è una squadra, un top club, poi gli altri non sono proprio dei top club, però sono buone squadre, sei sparito letteralmente dal campo, hai perso male, l'allenatore sicuramente c'ha qualche responsabilità, l'avrà, però io credo che qualche responsabilità, e caccio quel qualche, ce l'abbia chi? La federazione. Se non crescono talenti, non è colpa mia. E se né non colpa tua. Soprattutto. Evidentemente bisogna investire forse nella maniera migliore sui settori giovanili. Io faccio sempre l'esempio di uno sport che a me piace tanto, che è il tennis. Il tennis, 20 anni fa, nel tennis eravamo. Sinner aveva 2 anni. No, Sinner aveva 2 anni, ma Sinner è il frutto di un talento che c'è, ed è un talento che nasce laddove può nascere ovunque un talento, quindi ci sta. Però devi avere la capacità probabilmente di riuscire poi a farlo crescere.
Ma insieme a Sinner ci sono Arnaldi, che ho visto che stava giocando poco fa, che oggi inizia a Wimbledon, Berrettini stesso, anche se poi ha avuto i problemi che ha avuto, Cobolli, abbiamo avuto in passato Fognini, Cocciaretto, evidentemente parliamo Paolini, anche delle donne però. Cocciaretto, Paolini sto dicendo. Cocciaretto, che evidentemente, e vuol dire che il movimento ha lavorato in un certo modo, dalla federazione, il sistema dei maestri, il centro, i centri tecnici federali, allora là si è lavorato in un certo modo, si è fatto un certo lavoro e dopo 15-20 anni sei la nazione forse top adesso a livello mondiale, non hai solamente il numero uno, hai nei primi 100 7-8 giocatori, che è un qualcosa di stratosferico nel mondo del tennis. Però è qualcosa che succede soprattutto negli sport tra virgolette minori, pensa alla pallavolo. Nella scherma. Pallavolo abbiamo sempre avuto dagli anni 80 in poi una grande tradizione. C'è questo ricambio. Nella scherma una grande tradizione. Il tennis non è più uno sport minore. Si investe sui giovani, ginnastica ritmica. Non è solamente i giovani, si investe sulla formazione, sì, sulla crescita, si aggiornano seguono. I sistemi di allenamento. Questo succede. Il calcio rimane sempre un po'... cristallizzato, passami questo termine. Nel calcio si fanno due passaggi filtranti in profondità in una partita, mi deve fare il contratto a 3 milioni di euro. E arrivano i procuratori che sono la rovina del mondo del calcio, che vogliono per il loro assistito chissà che cosa, e poi facciamo le figure barbine. In Spagna ci hanno fatto girare le orecchie, si dice, giocatori che hanno 18, 19 anni, 20 anni, 21, e che hanno avuto un sistema insomma, di formazione diverso. Comunque stiamo andando. Però un po' fammi oltre. Dire una cosa che riguarda la nostra redazione. Sicuramente qualcuno della nostra redazione non deve fare più pronostici. Sì, qualcuno ha fatto un pronostico, ha detto 2-0 per l'Italia. È invertito. Lasciamo stare. Stop. Però è iniziato, quindi dimmi di Alvini, insomma, è iniziato. Allora ti faccio vedere a questo punto. Di Varini, che fine fa? Allora, tanta curiosità intorno al Cosenza. Inizia oggi il calciomercato. Nel nostro servizio del telegiornale scopriremo quella che è l'attuale, diciamo, rosa del Cosenza. Parleremo della gestione di Tutino e parleremo del post Vivarini. Questo è il saluto di Vivarini ai tifosi dopo 2 anni e mezzo indimenticabili, è vero. E oggi la presentazione anche di Morganti e Polito, direttore generale e direttore sportivo, e si aspetta, e chiedo scusa, domani, non oggi, infatti mi sembrava strano, e si aspetta quello che sarà il successore di Vivarini. Ci sono un po' di nomi, vedremo se saranno i nomi giusti. So che Antonucci ha preso il volo, ovvero? Il tuo omonimo, non si sa ancora. Antonucci ancora... smetteranno di dirmi che sono parente. Antonucci del Cosenza, che è un altro giocatore, si è visto a Cosenza, è scaduto il prestito, vedremo cosa succederà, insomma, ancora non si sa. Bene, io posso andare o... Scusami, mi hai segnalato questa notizia, io ve la faccio vedere, ragazzi, cioè non posso dire altro, prego Alessia. Enzo Donetti, ci fai vedere questa notizia che è rarissima. Per alleggerire un pochettino l'atmosfera di oggi con tutta questa notizia di cronaca, abbiamo pensato di mettere questa notizia un po' curiosa. Un uovo tondo, guardate, cioè non succede quasi mai. Ebbene, è frutto della gallina Gina ed è stato messo all'asta, addirittura si pensa di pagarlo più di 60 euro. Leggevo nel post di Instagram del Corriere della Sera che è qualcosa che non succede quasi mai, è molto raro, tant'è vero che in Australia sono arrivati a pagarne uno 1.400 dollari australiani. Esatto, l'ultimo del genere è stato trovato nel 2023 a Melbourne ed è stato venduto per 1.400 dollari australiani. Fatevi i conti quando è al cambio, però... Quindi, diciamo, è una notizia giusto per rendere un po' più leggero tutto questo... Paolo nel frattempo sorride, no, perché gliene propongo un po' di notizie. Sono curiose. Costernato, vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, controllate le uova. Vai in redazione, vai Alessia, vai a lavorare in redazione. Okay. Arrivederci a tutti. Grazie Alessia per essere stata con noi, grazie anche per questo, ecco, per questo sorriso che ci hai regalato, anche con queste notizie sicuramente un po' particolari che ci fanno sorridere ed è anche bene sdrammatizzare a volte. Andiamo sul Quotidiano del Sud per le altre notizie in prima pagina. Abbiamo... Il caso rifiuti, la regione batte cassa
E sul quotidiano trovate anche l'elenco dei comuni che risultano più morosi. E dovremmo avere anche la pagina, eccola qua, ammonta a quasi 94 milioni il debito degli enti risultati inadempienti. La regione batte cassa in cima alla classifica negativa, Reggio con 22 milioni. Ma ce ne sono tanti altri, il comune di Cosenza 18 milioni circa, segue il comune di Corigliano Rossano con 16 milioni, e poi c'è Crotone 10 milioni, Lamezia con 7 milioni e 9, Catanzaro 7 milioni e mezzo, poi Vibo Valentia, infine Rende, eccetera, eccetera, eccetera. Questo ovviamente per quanto concerne i centri più grandi. Tornando ancora sul quotidiano, la polemica è vestita come una cameriera di Catanzaro, parla di Ilaria Salis, una polemica sulla quale vogliamo anche glissare, quella di Vittorio Feltri. Non bisogna forse neanche dare troppo peso a certe dichiarazioni. Angela Ieta, la destra parassita calabrese, simbolo di libertà, arriva dall'Argentina. Vacanze estive, occhio alle truffe, i rischi nelle prenotazioni sul web dei viaggi e delle villeggiature. Il vademecum della Questura Abruzia e di Airbnb per evitare frodi e raggiri online. Stasi e Anas ai ferri corti sulla questione statale 106 a Corigliano Rossano, quattro giorni di fiamme nelle contrade di Albidona. Guardia piemontese, purtroppo il bimbo travolto da un cancello, l'appello dei genitori, pregate per lui. L'abbiamo già detto, Villa Piana danza il fil rouge tra Calabria e New York. Bene, questo per quanto concerne la prima pagina del quotidiano. Abbiamo ancora qualche istante, allora io direi di dare un'occhiata a questo punto al web, alle testate web nazionali, per vedere anche cosa sta accadendo in Francia. Allora, innanzitutto abbiamo una notizia che arriva dalla Spagna. La Corte Suprema nega l'amnistia a Puigdemont. E poi Pontedera, violentata fuori da una discoteca, arrestato un ragazzo di 19 anni, aveva ripreso l'aggressione. Allerta Charlie nelle basi americane d'Europa, minaccia credibile di attentati. Le elezioni in Francia, i risultati definitivi del primo turno: estrema destra al 33,1%, sinistra al 27,9%, sembra un voto anche polarizzato. Boom del nuovo fronte popolare tra i giovani. E poi purtroppo è morta Maria Rosario Maggio, l'attrice aveva 67 anni. Meloni, retroscena elezioni francesi, Meloni delusa alla vittoria a metà delle Pen, ora in Europa teme la sfida di Salvini. Ricordiamo che in Francia ci sarà comunque il ballottaggio fra una settimana, mi pare, la settimana prossima ci sarà il ballottaggio. Diamo un'occhiata anche a come tratta questi argomenti il messaggero.it, la prima pagina del messaggero. Troviamo anche le elezioni in Francia, eccole qua, Le Pen al 33,1%, Macron riunisce il governo, Bardella pronto a confronto con Mélenchon, Marine Le Pen, ora ci serve la maggioranza assoluta. Si spiega anche come e quando si vota al ballottaggio, chi va al secondo turno, eccetera, eccetera. La strategia che si sposta la pagina, la strategia della sinistra per fermare Le Pen, ritirare i candidati arrivati terzi, non un seggio in più al Rassemblement National. E infine le notizie calabresi alla mattinata, qui cosenza.it, dimesso dal pronto soccorso dopo diverse ore, 35enne muore, indaga la procura, è accaduto a Locri. Cosenza, De Cicco, migliorare i servizi della città, la mia missione. Rovito, dopo la consigliera Corbo, si dimette anche l'assessore De Luca. Cetraro, sanitaria aggredita in pronto soccorso, in violenza ingiustificabile, dice l'ASP di Cosenza. Abbiamo raccontato quanto accaduto al pronto soccorso di Cetraro. Non è sicuramente un qualcosa di un unicum, purtroppo, quanto accade nelle diverse strutture sanitarie, non solo calabresi, perché questa è un'emergenza, che è quella delle violenze nei confronti di sanitari, che va davvero oltre ogni confine, purtroppo. Noi ci fermiamo qui, io vado via, voi restate perché c'è il nostro telegiornale, ci vediamo domani alle 13:30. Buona giornata.